Oggi ad Amici per la Coda ho un ospite speciale. Ben arrivata. Grazie, grazie dell'invito. Allora, sento un po' impacciata, sono sincera. È tantissimo che chiedo a Martina di concedermi di farle questa intervista. Perché, a parte che abbiamo sempre tantissimi ospiti, esatto, abbiamo tante persone che logicamente diamo la precedenza a loro, perché per noi è molto importante il fatto che vengano qua, esatto, ci fanno tantissimo onore. Però questa volta mi sono impuntata, perché questa puntata secondo me è importantissima. Parliamo di un argomento che negli ultimi giorni è stato su tantissimi quotidiani, sì, eccetera, e quindi ho detto, Martina, stavolta te tocca. Va bene. Martina, al di là di essere il mio braccio destro, di aiutarmi nella mia associazione, è un'operatrice di pet therapy. Quindi questa volta è qua in veste ufficiale, vogliamo fare una divertente, breve intervista per dare anche delle dritte, poiché ho letto appunto su questi giornali, ho sfogliato anche sul web un po' di castronerie, quindi volevo un attimino rimettere, se era possibile, con l'aiuto di Martina, esatto, dei piccoli paletti. Innanzitutto, la domanda più banale: chi è e cosa fa un operatore di pet therapy? Beh, allora, innanzitutto un operatore pet therapy è quello che, grazie all'animale, svolge tutte quelle azioni basate sul rapporto appunto tra uomo e animale. Animale, mi raccomando, Betty, è importante, non solo cane. Esatto. Siamo abituati a pet therapy cane, non è vero. È vero che il cane, l'animale che si presta di più è il cane, questo è vero. Tutte le attività, tutte le terapie, tutte le attività anche di educazione base si possono fare ovunque, e l'operatore in qualche modo funge da tramite tra, chiamiamolo paziente, che non deve essere per forza paziente, e l'animale. È una cosa molto bella, diciamo che poi si arriva ad ottenere dei risultati in modo dolce attraverso, secondo me, proprio io... chiamo il cagnolino, per noi è una parte molto, sì, importante, attraverso il cane raggiungiamo veramente in profondità persone che in quel momento hanno un disturbo e hanno bisogno di essere aiutate. Sì. Per fare questo, logicamente, tu sei questo tramite tra virgolette, il paziente e la tua cagnolina, tra, sì, Lilli, ma domanda... Al di fuori di questo cerchio, chi c'è? Chi ci sono? Che figure, beh, ci allora, sono? Allora, il discorso, cioè l'importanza dell'équipe è fondamentale. Esatto. L'équipe sono tutte quelle persone che collaborano, coaudiovano, certo, adesso non riesco nemmeno a parlare. Normalmente sono abituata a parlare, oggi mi sento un po', no, che aiutano, certo, praticamente l'operatore a svolgere appunto queste attività. Nella scuola normalmente sono gli insegnanti o lo psicologo, la psicologa di sostegno, in famiglia è mamma e papà per forza. Negli istituti ci sono sempre delle figure sociosanitarie di riferimento. Noi abbiamo l'obbligo di interfacciarci anche con un aiuto veterinario, perché comunque ricordiamoci che l'animale non deve subire stress da questa importante attività. Di conseguenza non è solo una mia attività insieme al mio cane, ma è un'attività di collaborazione. Esattamente, quindi deve essere un'equipe in armonia, cioè, certo, ci deve essere molta armonia, capire anche delle piccole variazioni per aspettare, per dare il tempo necessario di arrivare allo scopo. Esatto. E dove si esercita la pet therapy? C'è un posto o ci sono diversi posti, come, beh, tu dicevi? Tu conta, voi contate che la pet therapy si può fare, ora mi dispiace dire per strada perché non è correttissimo, diciamo così, ma effettivamente non ha un luogo ben preciso, cioè si può fare in una scuola, si può fare in casa, si può fare in uno studio privato di uno psicologo, psicoterapeuta, si può fare in una palestra, si può fare veramente ovunque, negli istituti per anziani, nelle case famiglia, ovunque. L'importante, esatto, è progettare un percorso
preciso rispetto a ovviamente esatto. chi sia davanti e allo al problema che si ha in quel momento. Infatti tu mi raccontavi, a parte che c'è un lavoro precedente tutto questo, quindi bisogna sapere dove vogliamo arrivare, qual è il soggetto che ha bisogno, quali sono, cioè ci sono tantissime veramente, prima che Martina parte proprio con il suo programma e la sua sessione, ha tutto un lavoro dietro, perché non arriva ovviamente preparato, quella persona ha bisogno subito di un contatto giusto, perché sennò si romperebbe subito qualcosa. Si rompe il meccanismo e ripartire è difficile. Esatto, e la cosa importante, come mi diceva Martina, ma lo chiedo a lei, non c'è una tempistica, giusto? No, nel senso che ricordiamoci che non stiamo parlando di una medicina e quindi di una scienza semi-esatta e quindi in una settimana ti certo, passa la febbre. Certo. No, è una terapia un po' più lunga, come magari un po' più corta, dipende dal lavoro che si fa e da come reagisce la persona in questione. So che hai avuto già dei risultati che ti hanno un po' sconcertato proprio perché probabilmente ti eri prefissata un percorso più lungo, invece poi è stata, io dico Lili più che te, bravissima a raggiungerlo prima. Sì. È una soddisfazione incredibile. Sì, sì. Diciamo che Lili fa i tre quarti ovviamente delle cose, cioè, di questo rapporto, ma non solo Lili, cioè l'animale in generale, adesso ripeto. Sì, ho avuto l'esperienza con un bimbo che è entrato nella stanza dove dovevamo lavorare, era un lavoro di gruppo, quindi non era da solo, non era individuale. È arrivato col suo cagnolino che non riusciva nemmeno a tenerlo al guinzaglio perché aveva una paura bestiale. Non abbiamo ben capito perché, ma poi l'abbiamo approfondito successivamente. E beh, dopo un'ora di gioco, perché poi alla fine è stato un gioco, certo. È uscito col suo cane al guinzaglio. No, cioè tenendo il suo cane al guinzaglio. Sono delle grandi soddisfazioni. Noi stiamo parlando e io sto cercando di usare le parole giuste, non tanto per Martina, ma perché ho Lilli che mi sta osservando. Non vorrei, ogni volta che diciamo Lilli, lei alza lo sguardo. Non vorrei sbagliare perché dice, insomma, sta parlando del mio lavoro e sta dicendo delle stupidate. Una cosa, lo so che non è bella da chiedere, però come sai Martina, poi mi sono abituata alle domande che ci fanno, ho finito una puntata, ma i costi sono alti. Io parto dal presupposto che tutto quello che non è medicina, che diciamo che va a rovinare altre cose, secondo me è la miglior soluzione. Quindi è un percorso che possono fare tutti, non hanno questi costi. Avevo già in mente una risposta per questa domanda. Sì. Qui l'ho cambiata questa mattina, ti dico anche perché. Ho avuto un confronto con una mia carissima amica, nonché collega, psicoterapeuta infantile. Certo. Che mi segue un po' di casi, tra le altre cose, stiamo già collaborando. Non me ne voglia, ma sa benissimo cosa penso. Di certo costa meno di uno psicoterapeuta, questo sì. Esatto. Non si può parlare di costi perché, per carità, no, c'è la odontologia professionale, quindi non si può, ma costa meno. Più che altro non è invasivo e si può fare insieme a un altro percorso, non per forza certo. a solo uno, solo l'altro. Non mi piace, non voglio essere la migliore di tutti, no, non esiste, però possiamo aiutare. Sì. Guarda, noi l'abbiamo detto in tante puntate, abbiamo parlato dell'alimentazione dei cani e dei gatti, abbiamo parlato anche di yoga con loro, cioè noi siamo molto aperte a queste discipline che, mi spiace dirlo, qui in Liguria sono un pochettino indietro rispetto ad altri posti, un po'. Però quando uno prova a fare yoga col proprio cane, alimentarlo in un certo modo e quindi si risparmia su tante altre spese che sono medicine più invasive, alla fine torna nel nostro. Noi siamo per una ricerca della soluzione più semplice, sì. della soluzione che fa meno male a noi e ai nostri cagnolini. Certo. Questo lavoro di pet therapy ci fa capire quanto loro hanno un valore aggiunto, perché esatto. poi alla fine siamo sempre noi che ne beneficiamo. Io credo che anche te dopo una sezione devi dire grazie a Lilli. Assolutamente ogni sera dico grazie a Lilli, solo perché esiste, poi lo sai che io con gli animali sono fissata un po' come te, dai, diciamo la verità, però è vero. Ieri sì, sera sì. allora rincorrevo alle 10:30 di sera il mio cane perché ha visto un finocchio. Allora Oppi, se vede un finocchio è la fine del mondo, allora questo finocchio devi dargli il finocchio, poi lei vuole andare in giardino a mangiare il finocchio. È bellissimo tutto questo, vai a prendermi Lilli, dai. Noi siamo innamorate, ma tutte le persone che vengono ospiti qua da noi sono innamorate della propria... Guardate Lilli, eccola qua. Lei è Lilli, la nostra operatrice di pet therapy,
La matta che quando alla sera la chiamo fa di tutto per essere anche lei in televisione. Esattamente, esattamente, noi manie di protagonismo. Poi ultimamente, Lili, perché ti sei fatta i ricci? Eri bella liscia. Adesso sono sentati i ricci. Allora, siamo molto contenti di questa puntata anche perché da oggi, era questo che volevo dire, potete scrivere sulla nostra pagina di Liguria Web TV e chiedere direttamente a Martina, che finalmente si è esposta, dei consigli. Potete scriverle che lei logicamente vi darà delle risposte, vi aiuterà a trovare anche un percorso. Io ci tengo tantissimo perché ho visto e ho sentito dei risultati che ha ottenuto ed è una cosa meravigliosa, cioè abbiamo evitato degli shock a delle persone con delle soluzioni che andavano bene nel secolo scorso, non in questo secolo. Ragazzi, scrivetemi qualsiasi cosa, amici per la coda@gmail.com o direttamente sulla pagina Facebook o sulla mia pagina Facebook. E Betty, io voglio solo dire una cosa per chiudere. Io vorrei portare Lili nelle scuole. Ma io vi dico solo questo, magari facciamo una puntata anche su quello, ma voglio portare i cani nelle scuole, i bambini devono imparare a trattare coi cani. Punto. Vero, con gli animali, scusate, con gli animali in generale, in particolar modo con i cani. La dolcezza di Lilli non ha parole. Vogliamo sempre ricordarvi di iscriverci sulla nostra pagina per qualsiasi cosa. Questa volta potete anche scrivere a Lilli, no? Poi dopo io faccio far la traduzione a Martina. Grazie per essere stati con noi, per noi è un piacere enorme. Grazie. Grazie di cuore.